Ragazzi, mamma mia, ragazzi, sono stanco, veramente sono stanco. L'ennesimo pareggio per il Lecce. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi siamo qui con il post partita di Empoli-Lecce, partita finita per 1-1 con i gol di Lamek Banda e con l'autogol di Hamza Rafia. Prima che vi inizi a parlare, vi invito come sempre ad iscrivervi al canale e attivare la campanella qualora non l'aveste già fatto. Mi raccomando, ragazzi, il vostro supporto è importantissimo, quindi forza, un like, una bella iscrizione, un bel commento qua sotto, cose totalmente gratuite. Volevo ringraziare pubblicamente in questo video tutti coloro che sono stati in live. Veramente oggi la live è andata bene, mi è piaciuta. Ringrazio di cuore Edoardo che ha commentato benissimo la partita, lo ringrazio vivamente. E niente, direi di passare subito al commento della partita. Ennesimo pareggio per il Lecce e oggi devo dirvi la verità, per me più che un punto guadagnato sono 2 punti persi, perché il Lecce per quello che aveva creato sia nel primo tempo e soprattutto per come era sceso in campo nel secondo tempo meritava molto ma molto di più, cosa che ovviamente non c'è stata perché l'Empoli poi è stato bravo a sfruttare delle situazioni, con i cambi ha cambiato la partita, scusate il giro di parole, e poi forse l'Empoli ha meritato il pareggio. Lecce avrebbe dovuto e anzi avrebbe potuto fare molto di più sul vantaggio. Ho visto che D'Aversa ha provato a chiudere la squadra indietro mettendo Blen al posto di Gonzalez, se non sbaglio, o anzi di Ramadani. E con quel cambio, veramente, secondo me, si poteva chiudere così la partita, nel senso che difendendo Lecce poi poteva giocarsela anche dal basso, poteva ripartire in avanti quando aveva, diciamo, la palla sulle fasce, però poi così non è stato e da un cross da parte del settore di destra c'è stato questo tocco molto sfortunato di Rafia che è entrato a gara in corso ovviamente e ovviamente abbiamo visto, no? Ha preso tutto l'arco della porta, la palla prima ha toccato la traversa, poi ha toccato il palo e dal palo è finita in porta. Veramente l'Empoli, ragazzi, secondo me ha meritato il pareggio perché con i cambi l'ha cambiata, scusate ancora il giro di parole, e soprattutto perché veramente è una bella squadra l'Empoli, credo che abbia giocatori importanti, credo che abbia giocatori giovani di valore. Oggi non era a disposizione Baldanzi che tornerà domani ad allenarsi con la squadra. Spendi è un ottimo giocatore. Giasi è un ottimo giocatore. E ragazzi, l'Empoli, secondo me, anche in questo campionato che ha faticato, no? Ha cambiato allenatore. Da Zanetti si è passati ad Andreazzoli. È un ritorno per lui. Tante situazioni sono venute a creare. Secondo me, con Andreazzoli, l'Empoli si salverà. Glielo auguro perché è una squadra veramente, secondo me, che può fare bene. Per quanto riguarda il Lecce, cosa vi posso dire, ragazzi? L'ennesimo pareggio, vi ripeto, è il settimo pareggio. Sono 4 le sconfitte, mentre sono 3 le vittorie. La vittoria non arriva da lontano. 20 settembre, quando il Lecce vinceva in casa contro il Genoa, con il gol di Remy Udén. Remy Udén, che oggi era in campo, poteva fare di più sicuramente. Oggi, grandissima partita di Lamek Banda, grandissima partita monumentale di Vladimiro Falcone, che penso oggi abbia parato anche le mie imprecazioni. E niente, che dire, alla fine sulla partita, ragazzi, c'è da dire poco, più sull'atteggiamento c'è da dire che Lecce oggi nel secondo tempo, per come era entrato, sicuramente meritava qualcosa in più, ma dall'altra parte l'Empoli con i cambi diciamo, è diventata più determinante, è diventata più aggressiva e soprattutto l'ha cambiata. Cambiaghi, veramente altro giocatore importante per l'Empoli, ha fatto ottime giocate, soprattutto è arrivato da un suo cross dal settore di destra il vantaggio della squadra toscana. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace perché saremmo dovuti, anzi saremmo potuti arrivare alla partita di sabato con un pari merito di punti con il Frosinone. La partita col Frosinone gira tantissimo, noi arriviamo con 17 punti, loro con 19, sono 2 punti di distacco, loro sono sopra di una posizione. Sicuramente sarà uno scontro più tosto di quello di oggi, una vittoria che sembra non voler arrivare veramente, qualcosa di incredibile, ragazzi. E contro il Milan c'è il gol al 96esimo, un gol regolarissimo. Contro il Bologna pareggiamo al 100° minuto e altre situazioni sicuramente che ora non ricordo.
Contro il Verona pareggiamo da una situazione di vantaggio 2-0, poi 2-1, poi 2-2. Insomma, ragazzi, il Lecce deve essere bravo a reagire, deve essere più cinico, deve essere più determinante e soprattutto deve essere più attento. Queste sono delle cose sul quale penso che Mister D'Aversa stia lavorando e sul quale dovrà ancora lavorare, e penso ancora che potrà riprendersi da questo, diciamo, periodo un po' buio, nel quale comunque continuiamo a giocare, nel quale comunque continuiamo a macinare punti, ma nel quale abbiamo rallentato un po', diciamo, la crescita e soprattutto la situazione di classifica. È una situazione di classifica comunque, ragazzi, tranquilla. Siamo al 13° posto, sopra abbiamo appunto il Frosinone, sotto abbiamo altre squadre. Stasera si giocherà Sassuolo Cagliari, altra importante partita per quanto riguarda la zona salvezza. Abbiamo sotto il Sassuolo, ovviamente, in attesa della gara appunto suddetta. E niente, ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video. Mi raccomando, lasciate tantissimi like qua sotto, iscrivetevi al canale, lasciate un commento, fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate. Seguitemi su Instagram, su TikTok, dove vi posto ogni volta un po' di video, un po' di perle, così possiamo dire. E niente. Ragazzi, noi ci vediamo alla prossima, forza Lecce sempre, restate aggiornati perché nel periodo natalizio vorrei fare dei contenuti diversi. Noi ci vediamo alla prossima, ciao a tutti ragazzi.